Il primo ospite di questa puntata di Affidea Health Sound è il dottor Aligiani, medico urologo presso i MediCenter Group di Roma. Dottor Aligiani, benvenuto ad NSL Radio TV. Salve. Allora, se lei è d'accordo, io partirei un po' da lontano e quindi le chiederei di cosa si occupa un urologo. Allora, l'urologo si occupa di tutto l'apparato urinario, quindi si parte dai reni, gli ureteri, vescica e la prostata. La prostata sicuramente è l'aspetto più importante, nel senso che l'aspetto numericamente sicuramente più alto della nostra patologia, quindi il 70-80% dei pazienti che noi vediamo viene per la prostata sicuramente. Ecco, la prostata spesso, diciamo, è al centro, soprattutto dopo una certa età, dei discorsi tra uomini e quindi magari anche sbagliando alcuni possono pensare di andare su internet a cercare qualcosa per capire se quei problemi che magari si hanno ad un certo punto possono dipendere da quello. Vogliamo sfruttare questo spazio per cercare di dare qualche indicazione più precisa? Cioè, ok, la prostata è una ghiandola, ma a cosa serve? Come funziona? La prostata è una ghiandola del peso medio di 30 grammi nella norma, si trova al di sotto della vescica e praticamente è attraversata dall'uretra, sta tutto attorno all'uretra, è poggiata anche sul retto, ecco perché quando si fa la classica visita urologica si fa per via transrettale, perché poggiandola sul retto con la vista semplicemente si può sentire, e ha una funzione sostanzialmente secretoria, nel senso che praticamente produce il liquido seminale che serve agli spermatozoi per raggiungere l'ovulo femminile sostanzialmente. Quali sono le patologie principali che possono colpire la prostata? La prostata sostanzialmente può avere una parte diciamo benigna, una parte diciamo maligna, tumorale. Quindi sulla parte benigna, quella che comunemente si chiama ipertrofia prostatica, ed è quella che ci porta il 90% dei nostri pazienti, nel senso che fortunatamente il 90% della patologia prostatica è di tipo benigno ed è quella che dà i sintomi. Quindi dando i sintomi è quella che ci porta il paziente da noi, mentre il tumore in linea di massima è asintomatico, se non nelle fasi tardive, è il 10% circa della patologia, quindi il paziente non arriva da noi perché ha dei sintomi, ma perché fa degli esami di screening e quindi che risultano alterati. Cercando un pochino su internet prima di questa intervista, insomma, ho guardato quelle che sono le, diciamo, patologie della prostata maggiormente ricercate dagli utenti e ho trovato appunto l'iperplasia prostatica benigna, la prostatite e il cancro della prostata. Ora, ovviamente, immagino che anche da un punto di vista di, diciamo, di danni le tre patologie sono diverse. Vuole più o meno farci capire come funziona? Quali sono i segni che a un certo punto devono essere in qualche modo tenuti sotto controllo come un vero e proprio campanello di allarme per evitare appunto che poi la situazione possa degenerare? Allora, come ho detto, la parte del tumore della prostata in genere è asintomatico se non in fasi molto tardive. È per questo che dai 50 anni d'età in genere si inizia con lo screening prostatico, uno screening di routine, proprio perché non dando sintomi bisogna valutare con accertamenti clinico-strumentali se vi sono delle alterazioni che possono dare questi problemi. La parte invece della prostatite e dell'ipertrofia prostatica è la parte sintomatica, per cui il paziente subito appena c'è un sintomo viene da noi. La prostatite è sostanzialmente un'infiammazione della ghiandola prostatica che spesso si può manifestare anche con disturbi urinari, con febbre elevata e che è sintomatologica, cioè il paziente ha proprio dolore. Per quanto riguarda invece l'ipertrofia o l'iperplasia è l'ingrossamento della ghiandola, che fortunatamente è benigno quindi, ma che si riscontra nel 75-80% dei pazienti. E questa è la parte più sintomatologica della prostata, nel senso che la maggior parte dei pazienti che vengono a visita da noi soffrono di ipertrofia prostatica benigna. La prostata crescendo comincia a dare fastidi come disturbi nello svuotamento vescicale, una riduzione del flusso, quindi sono dei sintomi che il paziente nota quasi subito ed è per questo che viene spinto a fare, diciamo, la visita con noi. Quindi le difficoltà ad cominciare ad alzarsi da notte, un flusso molto scarso, spesso il paziente comincia anche ad avere urgenza nella minzione, per cui un paziente che magari normalmente riusciva a trattenere la pipì 3, 4, 5 ore comincia a cercare tutti i bagni della zona dove esce, fanno quasi una mappa di tutti i gabinetti che stanno attorno e li conoscono sostanzialmente tutti. Quindi come patologia, seppur benigna, è alquanto, insomma, invalidante, direi.
o quantomeno potremmo dire fastidiosa. Senta, quali sono gli esami principali da fare a proposito appunto delle patologie prostatiche? Allora, gli esami di primo livello sono sostanzialmente, a parte l'esame del PSA, che è un esame di screening sul sangue per quanto riguarda la neoplasia prostatica, anche se non entro nello specifico, gli esami di primo livello riguardano almeno una flussometria, una uroflussometria e un'ecografia prostatica anche sovrapubblica, con valutazione del residuo. A proposito del PSA, visto che, come le dicevo prima, ho cercato un po' per capire qualcosa in più, mi sono imbattuto in questi due, diciamo, valori, il PSA e il PSA libero. Quindi, così come li ho trovati io, magari li può aver trovato anche qualcun altro che spera di poter cercare su internet una risposta alternativa ad un medico. Vogliamo fare la distinzione, ovviamente invitando tutti a recarsi presso i centri NSL e Medicenter Group invece di cercare risposte su internet? Allora, il PSA è semplicemente secreto dalla prostata, non indica una patologia tumorale, non è tumore specifico, ma è ghiandola specifico. Un elevato valore del PSA non indica che c'è una patologia tumorale, ci indica semplicemente che è la prostata che secerne più PSA. Quindi è legato alla prostata, ma non alla patologia tumorale, cioè no, quantomeno alla patologia esclusivamente tumorale. Parte di questo PSA circola nel sangue legato ad altre patologie, legato ad altri elementi nel sangue, mentre una parte rimane libera. Il rapporto tra il PSA totale e il PSA libero è quello che in realtà noi ci interessa, che è il rapporto di questo PSA, tra virgolette, complessato. L'aspetto più importante rimane comunque il PSA totale. Solo se il PSA totale in realtà è alterato, allora si va a vedere anche il rapporto con il PSA libero. Se il PSA totale in realtà è nella norma, allora sotto certi valori non ha nemmeno senso fare il PSA libero, è un po' più specifico. Lei prima ci diceva che effettivamente dopo i 50 anni l'80% dei pazienti uomini che si rivolgono ad urologo, all'urologo lo fanno per problemi prostatici. Però quando è che si dovrebbero iniziare a fare i controlli prostatici? Allora, i pazienti asintomatici, da linee guida, non perché lo dica io, dai 50 anni inizia lo screening per la prostata. Quindi di base anche pazienti che non hanno fastidi, almeno una volta all'anno dai 50 anni per linee guida dovrebbero iniziare a fare i controlli per la prostata. È chiaro che quei pazienti che hanno una sintomatologia anche prima, ma dal punto di vista statistico si inizia dai 50 anni. Poi in base ai sintomi che c'è il paziente si decide ovviamente quali accertamenti e quale terapie medico-chirurgiche seguire di volta in volta. Soprattutto tra i pazienti maschi, diciamo che parlare di visita urologica è un attimo che si pensa all'esplorazione digitorettale e quindi chiaramente per lo più c'è una sorta di paura o comunque qualche riservo ad andare dal medico. Come si tratta un paziente che appunto deve fare un'esplorazione digitorettale? Guardi, effettivamente, insomma, i tempi fortunatamente stanno un po' cambiando. Prima c'era molto più, tra virgolette, timore, adesso comunque i pazienti sono molto più coscienziosi, soprattutto quelli più giovani, mentre ancora quelli più anzianotti magari hanno un po' più difficoltà, ma in realtà quelli più giovani hanno capito che è una cosa che comunque va fatta. Quindi, insomma, la cosa importante è mettere a proprio agio il paziente, ovviamente, a parte la visita, che sì, è un po' fastidiosa, però insomma niente di esagerato, ecco, per cui voglio rassicurare tutti i nostri telespettatori che la situazione è abbastanza tranquilla, nulla di importante, insomma la visita dura veramente 20 secondi, insomma è una cosa che si può fare per la salute, ecco. E una volta eventualmente riscontrata una patologia, esiste un timing specifico di quando intervenire e in che modo? Allora, quando intervenire è l'aspetto forse più importante, l'aspetto più fondamentale della patologia prostatica. Fino a qualche anno fa, parecchi anni fa fortunatamente, spesso si decideva di intervenire sulla prostata soltanto in fase tardiva. Cioè quando un paziente necessitava di un intervento si cercava di andare più in là possibile nel tempo. Questo in realtà è sbagliato, perché quando si va troppo in là nel tempo c'è un danno, il danno in genere l'organo su cui noi agiamo è la prostata, ma quello che subisce il danno è la vescica in realtà. Quando c'è un danno alla vescica, fare qualsiasi tipo di intervento, sia farmacologico che chirurgico, ha un'efficacia minore, perché ormai il danno è fatto. Giusto per farvi capire, quando per esempio uno ha un infarto, comunque si mette uno stent spesso, ma l'infarto rimane, nel senso si viene uno stent per non peggiorare la situazione, ma oramai il danno è fatto. Allora, questa è una concezione che c'era molti anni fa.
l'intervenire in fase precoce può sicuramente salvare o migliorare l'outcome sia dell'intervento sia l'outcome del post-operatorio del paziente. Quindi non bisogna aspettare, ritardare l'intervento, ma è importante intervenire nel momento giusto. Dottore, mi scusi, noi siamo sempre in televisione, una radio, e quindi mi rendo conto che magari a volte alcuni termini tecnici possono sfuggire. Può spiegare a chi ci sta guardando e ascoltando esattamente cos'è un outcome? Allora, praticamente bisogna valutare sostanzialmente il pro e il contro di quello che viene fatto, nel senso bisogna valutare i miglioramenti e peggioramenti di cosa può fare una terapia. Fortunatamente per quanto riguarda la parte prostatica l'intervento non c'ha nessuna comorbidità, sono il 90% sono tutti miglioramenti e quindi il beneficio è del 90%, sarebbe inutile aspettare e quindi ritardare con il rischio di creare ulteriori danni e quindi non avere nemmeno il beneficio atteso poi con l'intervento, perché poi uno a un certo punto pensa che l'intervento una volta che lo fa si risolve tutti i problemi. In realtà bisogna agire in un determinato tempo per avere i benefici attesi. Una volta che, ripeto, il danno è fatto, sì, l'intervento sicuramente migliorerà la situazione, ma non ha i benefici che mi aspetto in un paziente che ancora non ha avuto nessun tipo di danno. E invece quali sono i trattamenti a cui bisognerebbe sottoporsi e soprattutto quando è importante farli? Allora, comincia ad avere molta importanza sicuramente la prevenzione. I primi trattamenti ovviamente che si fanno per la patologia prostatica sono di tipo farmacologico, quindi il primo aspetto quando c'è un problema è la somministrazione dei farmaci corretti, diciamo al momento giusto. Soltanto al fallimento della terapia farmacologica, che si è costata nel tempo ovviamente con gli esami strumentali, allora si decide di intervenire chirurgicamente. Oggi le tecniche chirurgiche sono molto, molto avanzate. Io specialmente opero soltanto per via mini-invasiva, quindi senza tagli, senza buchi, faccio tutti gli interventi ormai con laser, quindi che ha una degenza estremamente ridotta, perdite di sangue estremamente limitate, in genere il paziente nell'arco di 36-48 ore può ritornare a casa, quindi sicuramente il laser è una delle ultime frontiere per quanto riguarda la chirurgia prostatica. Noi in questo programma spesso sottolineiamo l'importanza della prevenzione e da quello che abbiamo capito, almeno in questa chiacchierata che stiamo facendo insieme, anche nel caso delle patologie prostatiche, la prevenzione è molto importante, giusto? Direi che la prevenzione è uno degli aspetti più importanti. La prevenzione, il fare una visita in una fase precoce, non vuol dire dover iniziare obbligatoriamente una terapia, dover fare obbligatoriamente un intervento. Anzi, tutto l'opposto, iniziare e fare una prevenzione vuol dire poter allungare, poter ritardare una terapia o un intervento. Però se c'è un problema bisogna affrontarlo, se ovviamente il problema non c'è allora si rimanda tutto, però il poter iniziare una terapia in fase precoce sicuramente ci permette di non aver danni e di poter anche ritardare o di poter anche evitare l'intervento chirurgico. E prima di salutarla e di ringraziarla per la sua disponibilità, a questo punto, visto che parliamo di prevenzione, è sicuramente molto importante ridurre i fattori di rischio. Quali sono i fattori di rischio principali per quello che riguardano le patologie prostatiche? Allora, per quanto riguarda la patologia prostatica, in realtà non ci sono fattori di rischio che possono peggiorare l'andamento della prostata. Erroneamente uno pensa, così come si dice, sono un po' delle voci, ossia la bicicletta può far male alla prostata, il peperoncino può far male alla prostata. Certo, mangiare 2 chili di peperoncino al giorno sicuramente non fa bene, però insomma avremmo dovuto operare diciamo un po' tutti i calabresi o tutti i ciclisti e non è così. In realtà c'è una certa predisposizione, una parte diciamo tra virgolette familiare, però che non influisce per più del 20%. Avere di norma una vita sana, una vita corretta, l'obesità, questi sono tutti fattori di rischio che non influiscono soltanto sulla prostata ma influiscono dal punto di vista generale e certo peggiorano anche la fase prostatica, però è chiaro da questo punto di vista non c'è nessun lavoro scientifico che correli un'attività fisica come la bicicletta o un alimento che correli le due cose con la prostata. Dal punto di vista scientifico non c'è nulla di tutto ciò, ecco. Dottore Reggiani, lei è stato particolarmente esaustivo e quindi è stato davvero un piacere averla con noi qui ad Affidea Health Sound. La ringrazio. Arrivederci, grazie a voi. Arrivederci, grazie. Noi torniamo tra pochissimo qui su NSL Radio TV.